Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Vediamo qua se abbiamo una buona rete. Sì, buongiorno. Allora, ritorniamo a questa zuppa di porro di oggi del 30 gennaio. E sui giornali che cosa è successo? La cosa fondamentale, qualche giornale l'ha presa, altra no, e sarebbe l'accordo sulla Sea-Watch numero 3, cioè quella barca che è andata a prendere dei migranti in Libia, non li ha portati in Tunisia nonostante ci fosse un rischio molto alto per quelli che stavano a bordo, e li ha portati in Italia per entrare nel palcoscenico mondiale. Questa è la storia di Sea-Watch, perché poteva portarli in un porto sicuro in Tunisia, invece li ha portati nel porto internazionalmente più interessante per loro, e cioè in Italia. Bene, comunque l'accordo è stato freso, ed è l'accordo che si divideranno Spagna, Francia, Olanda, insomma ci saranno una serie di paesi che si distribuiranno queste 47 persone. Aug, Giorgio, siete forse contenti di quello che è avvenuto? No, perché io penso che il problema si chiami Sea-Watch, e quella è una nave che fa politica estera per l'Italia, e nessuno le ha chiesto di fare la politica estera per l'Italia. Nessuno si può permettere in un paese libero e democratico come il nostro di decidere la politica dell'immigrazione, e quindi non ha nessun diritto di andare a pescare migranti in qualsiasi parte del mondo e portarli qua. Vi sembra normale in un paese normale che si prendono 40 persone, 47 persone che fino a prova contraria non sfuggono da alcuna guerra, finché non ce lo dimostreranno, finché non ce lo diranno, e vengono portati in America? Sarebbe possibile una cosa di questo tipo? In Francia sarebbe possibile una cosa di questo tipo? No. E noi che cosa facciamo? Mandiamo a processo il ministro che a questo si è opposto, seconda notizia della giornata. Lì ovviamente un po' c'ha ragione chi dice sui giornali di oggi che ha fatto il fenomeno sull'autorizzazione a procedere dicendo processatemi, e poi è ritornato indietro Salvini. Ha fatto prima, forse il 27 agosto, non si rendeva conto di due questioni fondamentali che oggi i giornali non scrivono e che io vi dico chiaramente. E non so perché non lo scrivono. Perché Salvini cambia idea sull'autorizzazione a procedere del Tribunale dei Ministri? Primo motivo, perché rischia da 3 a 15 anni di carcere. Voi direte: figurarsi un po' voi. Sì, fate tutti i fenomeni, figurarsi un po' voi, ma quando vi capiterà a voi di andare in un processo, beh, vi renderete conto che forse il rischio ve la fate sotto di prendere da un magistrato 3 anni di carcere. Non dico 15, 3 anni. E sapete cosa vuol dire per un politico fra 4-5 anni avere 3 anni di carcere, che magari si sconta, come ha fatto Berlusconi, in parte ai servizi sociali? Sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che non può fare più politica per tutta la sua vita, vista praticamente di fatto, vista la legge Severino, e questo io non l'ho letto sui giornali. Seconda posizione, scusatemi, sono terra terra, perché poi la gente è fatta anche di, no? Di piccole cose, dormire, mangiare e altre cose. Quanto costa fare un processo? Ma qualcuno di voi sa che cazzo vuol dire, quanto costa essere sottoposto a un processo, quanto devi pagare gli avvocati, quanto ti costa difenderti? No, questa è una roba per cui no, siamo tutti dei fenomeni. Ah, beh, no, che fai il processo, eccetera. No, costa essere 5 anni sottoposto a un processo, costa un mucchio di soldi. Certo, non è dignitoso dirlo. Beh, insomma, la sostanza è che cosa faranno i grillini, che mi sembra la questione politica centrale. E oggi lo dice bene, forse meglio di tutti, Marco Travaglio, ovviamente, che di queste vicende e soprattutto dei grillozzi se ne intende. Che cosa dice Travaglio? Beh, hanno 3 opzioni: quella di astenersi, quella di votare a favore del processo e quella di votare contro il processo. Beh, se votano contro il processo è evidente che loro perdono consensi e soprattutto rinunciano a un principio fondamentale del loro, insisto, del loro DNA. Se invece votano a favore, rischiano che il governo possa saltare, perché su questa cosa, insomma, Salvini è molto duro. E in realtà poi i retroscena ci dicono che Di Maio è furibondo, perché avrebbe voluto che Salvini tenesse appunto la posizione processatemi, quindi lui, dicendo questa roba, le avrebbe tolto dall'impianto. L'escamotage che stanno trovando oggi, secondo i giornali, è quindi quello di dire processateci tutti in maniera che non si processi nessuno. Cioè, a quel punto, se anche Conte, se anche Toninelli si sottopongono alla mannaia del processo, allora sì che votano l'autorizzazione a procedere, di modo che tutti siano sotto l'autorizzazione e nessuno possa essere processato. Io oggi, quando leggo il foglio di oggi, che dice che si deve processare, com'è che dice? Adesso ve lo leggo esattamente, perché è una roba che mi ha, vi dico, secondo me, io ho lavorato al Foglio nel 94, nel 95, sono stato lì per 3 anni, ma io quando leggo oggi il Foglio che dice che un ministro deve essere processato per una sua scelta politica, lo scrive il direttore, il mio amico Claudio Cerasa, io cado per terra, sdraiato. Cioè dico, ma siete, cioè, ma il Foglio,
Io capisco l'odio politico per quello che voi definite il truce, tra l'altro magari se non chiamiamo le persone un po' come fa Travaglio, no? Che gli storpiamo i nomi, gli troviamo sempre il truce, sarebbe meglio, ma comunque diciamo che questa eleganza il Foglio la può aver persa, l'ha persa anche il suo stesso direttore nel giudizio delle persone, ma come si fa a rompere uno dei motivi per i quali il Foglio lo leggevamo, uno dei motivi per i quali il Foglio più o meno abbiamo contribuito a scriverlo, cioè processate un politico per le sue, non i suoi reati personali, con cui avete difeso Berlusconi, giustamente per tutta la vita, ma per una scelta politica condivisa da un Consiglio dei Ministri. Io devo dire che non ci arrivo, è una roba che è contro il mio... Voglio sapere, Annalisa Chirico, la nostra amica Annalisa Chirico, che ha scritto paginate sul Foglio, è venuta ospite a Quarta Repubblica, ma tu veramente la pensi come Cerasa oggi? Rispondimi, ti prego, lo voglio sapere. Voi che siete stati al Foglio dal primo giorno, veramente la pensate così? Perché io capisco l'odio politico, ma non si può arrivare a pensare e a sperare che sia il magistrato a togliervi dall'impaccio, perché sennò cadete esattamente nell'equivoco con il quale la sinistra sperava che Berlusconi venisse cacciato a calci nel sedere dalla magistratura, cosa che peraltro è avvenuta. Questo volete? Volete questo? Io non riconosco più gli amici del giornale garantista. Garantisti sì, scemi no. Vabbè, Giordano dice, infatti il Foglio lo leggono ancora in pochini, questa è una sciocchezza se mi posso permettere, il Foglio l'hanno sempre letto in pochini, non è che prima lo leggessero in molti, e su questo mi portate all'altro grande tema di giornata, cioè il cosiddetto flop di Grillo in televisione. E permettetemi di dire un paio di cosette che mi riguardano, perché quella sera noi eravamo in televisione con Di Maio e abbiamo fatto un risultato decisamente superiore a quello che ha fatto Grillo su Rai 2. Qua io non riesco a capire una cosa, un'altra cosa che a me mi fa impazzire è questi giornalisti, io ho iniziato a scrivere con la macchina da scrivere e continuerò a farlo, che fanno i fenomeni sugli ascolti e su noi che facciamo la televisione, diciamo, cerchiamo di farla, e ci dicono Farina oggi, che tra l'altro ringrazio perché dice il bravissimo Nicola Porro, ma caro Farina, quando tu dici che la fiction di Rai 1 che ha fatto il 20% batte tutti i talk show, grazie Farina, ma tu sai quante copie vende il tuo giornale senza dirci cazzate? Il tuo giornale vende 20.000 copie, questa mia diretta su Facebook ne fa 20.000, di più di 20.000, ma pensi tu che io sia adesso che vado a fare lo sbruffone nei confronti dei quotidiani? Non mi permetterei mai, questa zuppa viene fatta proprio per raccontare i quotidiani, perché hanno un'autorevolezza, perché parlano a un certo pubblico. Qualsiasi fiction a Rai 1 ormai fa il 18, il 20, il 25%. Rai 1 è straordinaria, ma veramente vogliamo fare questi paragoni? Che in Italia si interessino di politica 2-3 milioni di persone, questo è il massimo che si interessano. Quando c'era Berlusconi e Santoro arrivavamo a 10, perché c'era il nemico, c'era la telenovela, c'erano le donne, c'era il sesso, c'era tutto il resto. Ma insomma, io trovo un sovrappiù anche nei confronti di Freccero, che ha ammesso di aver fatto un flop perché ha fatto il 4%, un sovrappiù di, come possiamo dire, di astio, di antipatia. Vogliamo criticare Grillo? Io Grillo lo considero una merda, mi fa orrore, chiunque abbia visto questa zuppa dal primo giorno sa perfettamente che io ho l'insopportabile, cioè quello che dice che i giornalisti se li vomita, li mangia e se li vomita, bene, non gli diamo il modo di vomitarci, diamogli il modo di relegarlo a quello che è un buffone che non fa neanche più ridere. Detto questo, i giornali facessero come gli pare, dicessero quello che gli pare, e anch'io ogni tanto su di loro ci scrivo, quindi insomma figuratevi un po' voi se le tratto male. Un'altra cosa che oggi mi ha stupito, sono due le cose che mi hanno stupito, beh, la storia di Pietro Stefani, latitante per l'omicidio Calabresi, che ricorda oggi Belpietro sulla Verità, che si prende una pensione dall'INPS, a me mi fa impazzire, non perché io sia un populista, perché su questo proprio non è, ma è una roba cioè, se sei un latitante non puoi avere la pensione dell'INPS, io penso che sia una cosa banale, se è così è una cosa incredibile. L'altra cosa incredibile di oggi è che veramente come facciamo, e l'ho detto tante volte, a combattere un governo che fa il reddito di cittadinanza, che fa il decreto dignità, cioè una cosa mostruosa dal punto di vista economico? Beh, ma certo non facendo i fenomeni, non chiamando Salvini il truce e non dimenticandosi, cosa che soltanto il Sole 24 Ore non si dimentica, anche perché è nel suo DNA, che l'asta dei bot di ieri, vedremo quella dei BTP di oggi, cioè dei titoli di Stato a breve scadenza, è arrivata, è ritornata ai minimi
dall'aprile dell'anno scorso, cioè quando non c'era il Movimento 5 Stelle, siamo ritornati a interessi negativi, cioè vi rendete conto? Cioè io presto dei soldi allo Stato e per poter prestare dei soldi allo Stato lo pago, cioè una roba che è anche difficile da raccontare, gli interessi sui bot nell'asta di ieri mi sembra per 6 miliardi, cioè lo Stato ha raccolto 6 miliardi, noi gli abbiamo dato 6 miliardi più qualcosina, cioè lo 0,025%, perché lo Stato si prendesse questo prestito, cioè una cosa incredibile nella storia della finanza e comunque molto vantaggiosa per il nostro debito pubblico. Allora, questa roba qui, lasciate perdere, può essere transitoria, non transitoria, ma i giornali che fino a 2 mesi fa dicevano giustamente che lo spread ci stava costando un sacco di soldi e facevano bene a scriverlo, forse oggi magari 10 righe dicendo, beh insomma abbiamo speso un sacco di soldi per le cagate che ha fatto questo governo, ma è ritornata un po' di tranquillità. Nessuno lo vede. Nicola parla della violenza, è un tema molto importante, c'è tanta ignoranza. Nella violenza ne abbiamo parlato tantissimo, sapete benissimo quello che penso e quindi i giornali oggi sono ritornati un po' indietro. L'altra questione di giornata, a parte secondo me molto bella, è la questione dell'Afghanistan, e qui sull'Afghanistan sapete qual è il tema, cioè che il ministro Trenta ha deciso di togliere le nostre truppe. In una lettera al Corriere della Sera dice: ci sono costate negli ultimi 17 anni 7 miliardi, 54 persone morte nostre, forse questo è il vero prezzo che abbiamo pagato, il più grave di tutti, dice basta, è finita, soprattutto sul fatto dopo che gli americani fanno pace con i talebani e se ne vanno via. Sei d'accordo su questa opzione? Ovvio, chi se ne frega che Moavero non fosse stato avvertito, ma voi veramente volete che i nostri soldati stiano a combattere una guerra non loro quando gli americani se ne vanno via? E gli americani per primo, come scrive Domenico Quirico, straordinario, oggi sulla Stampa, anche se con un lessico un po' involuto, non so perché gli inviati di guerra scrivono in maniera sempre così ampollosa, ma comunque quello che scrive Quirico oggi sulla Stampa è: ragazzi, i talebani, abbiamo fatto pace con i talebani, cioè vi rendete conto? Siamo stati lì 20 anni a combattere questi che ho la sharia con i talebani, è un modo di dire i talebano, sei un talebano per dire che c'hai la testa così, beh noi facciamo pace con i talebani, è una cosa che ci deve fare orrore, è una roba, forse non dobbiamo fare quella guerra, lasciamoli morire, benissimo, lasciamoli nella loro, appunto nell'essere talebani, benissimo, ma non ci raccontate col sorriso sulle labbra che stiamo andando via da un posto felici, abbiamo perso e abbiamo lasciato vittime, soldi per perdere una guerra, peggio del Vietnam perché neanche se ne è parlato a sufficienza, e abbiamo lasciato in mano l'Afghanistan e le minoranze, diciamo, libere dell'Afghanistan in mano ai talebani. La parola stessa, talebani, fa un accordo con i talebani, hanno vinto i talebani e noi ce ne andiamo via dai talebani. Trenta fa bene a farlo, è uno scandalo. Tutto il racconto della politica estera americana che in questo è da sancire nel suo fallimento più totale. La May ritorna in carica nel senso che riesce a portarsi un altro accordo parlamentare per rivedere la Brexit, Macron dice subito non ci sto, non si fa un nuovo accordo, gran casino sotto il sole inglese, sotto il cielo inglese, e continua a esserlo per un altro po'. Nessuno oggi ha pubblicato i dati sulle radio, perché sono stati ieri pubblicati i dati sugli ascolti della radio, questa è una cosa che mi è rimasta qua, perché voi sapete che il mitico Salvaderi, cioè che è l'amministratore delegato delle radio di Mediaset di 105, senza neanche una telefonata ha licenziato me e la Greta Mauro, semplicemente neanche dicendocelo, il 13 del giugno del 2018. Sono andato a vedere cosa sono riusciti i risultati del 13 giugno, dal giugno del 18, da quando non c'eravamo, al dicembre del 18, non certo perché non c'eravamo noi, ma perché la gestione talmente imbarazzante e talmente mal gestita di Salvaderi ha fatto sì che Radio 105, che era la seconda radio italiana, è diventata la quinta. Mi spiace per tutti i professionisti che lavorano in questa radio, per Gibba che è un mitico speaker che ci ha sostituito e che ha lavorato con noi, con me e Greta, però devo dire, quando un manager è così pippa, ma soprattutto così maleducato, insomma, ti viene quasi una piccola soddisfazione a dire: ma perché stai ancora là? Va bene, direi che per oggi abbiamo detto tutto.
Tosta la May, dice Floria. Macron deve ancora trovare chi gli dà una lezione. Carolina dice: Epurato anche da Radio 5. No, 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 non sono stato appurato da Radio 105. Voglio essere chiaro: da Radio 105 sono stato semplicemente non confermato. Mi hanno fatto fare un anno, poi, quando è scaduto l'ultimo giorno mio di lavoro, io ho chiamato il mio capo e ho detto: scusami, capo, mi fai sapere che devo fare, salutare, ci vediamo a settembre, eccetera. Non mi ha manco risposto, non mi ha mandato un messaggino, e da lì ho capito che la cosa era chiusa, per fortuna, perché mi sembra che la radio sta andando così. Ciao!